Per la rubrica Dire, fare, visitare, continuiamo a parlare di alfabeto, regioni italiane e cucina, cibo. Eravamo rimasti alla lettera S. Parliamo di strazzata. La strazzata è una focaccia tipica della regione Basilicata. Questo nome viene proprio dal suo modo di mangiarla, quindi in dialetto strazzare vuol dire strappare, quindi questa focaccia si mangia strappandone dei pezzi. I suoi ingredienti sono acqua, lievito, farina, sale, origano ed è farcita all'interno con del provolone e del prosciutto, ma è anche buonissima con dei peperoni. Ed è la tipico cibo, diciamo così, conviviale, quindi da mangiare insieme durante i matrimoni o durante le feste. Prossima lettera, la T. T come tortellini. Tortellini sono tipici dell'Emilia Romagna, in particolare della zona di Bologna e di Modena. Nascono per riciclare, quindi riutilizzare la carne avanzata e c'è la ricetta dei tortellini già nel XII secolo, quindi nell'anno 1100 circa. Si fa una sfoglia con la pasta e all'interno si mette questo ripieno con varie tipologie di carne e poi si chiudono con questa forma particolare che sembra che sia la forma che ricordi l'ombelico di una nobildonna. Ottimi sono da mangiare con il brodo di carne, ma anche con un buonissimo sugo di ragù. Attenzione, se non lo sapevate, vi dico che il 13 febbraio è la giornata nazionale del tortellino. Evviva il tortellino d'eri! Passiamo alla prossima, che è la lettera U. U come umbricelli. Gli umbricelli, già dal nome forse possiamo capirlo, sono un tipo di pasta tipici della regione Umbria. Sono più o meno come degli spaghetti, nel senso che sono grandi come gli spaghetti, però invece di essere lunghi sono un pochino più corti e assomigliano molto per tipologia ai pici della regione toscana. Si mangiano con un sugo semplice e farli è abbastanza semplice, insomma, si fa con acqua e farina come qualsiasi tipo di pasta. Ultimo, con la lettera Z, parleremo di zaletti. I zaletti sono dei biscotti tipici veneziani, quindi della regione Veneto, e sono a base di farina di mais. La parola zaletto viene dal dialetto veneto, che vuol dire gialletto, zaletto, gialletto. Certo, non è che si parla così, però questo nome chiaramente è rimasto nei secoli. E perché ha questo nome? Perché appunto la farina di mais è una farina gialla, ma sono fatti anche con solo il tuorlo dell'uovo, quindi solo con la parte rossa che gli dà questo colore così più giallo, più brillante. Sono molto croccanti fuori e morbidissimi all'interno. E l'antica ricetta prevedeva anche l'uvetta o uva sultanina. Pensate che sono così di tradizione che addirittura lo scrittore Goldoni l'inserì all'interno di una sua opera teatrale. Di cose da mangiare e da dire ce ne sarebbero tantissimi. Per ora ci fermiamo qui e noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Marta.